Professore, io ho appena allestito una trappola che serve per catturare le zanzare, che sembra una cosa molto strana, chi è che va a catturare le zanzare, ma in realtà tutto questo serve per monitorare e controllare alcune malattie che le zanzare ci possono eventualmente portare. Perché è vero che la zanzara dà fastidio perché punge, però può veicolare queste malattie causate da virus, ricordiamo la dengue, la chikungunya, Zika, non per ultimo la West Nile Disease, una malattia che è tristemente nota perché l'anno scorso ci ha causato molti problemi. Esiste quindi un piano a livello regionale che viene quindi applicato anche nella nostra provincia di controllo di queste malattie, che serve per monitorare nel tempo l'andamento della malattia e per porre in atto tutte le misure che servono poi a contenere la diffusione delle malattie. Questo in particolare serve per il controllo della West Nile Disease, ma anche di altri virus tipo lo Zutu. Sono comunque dei virus molto simili che danno purtroppo lo stesso tipo di malattie. La trappola è fatta da un contenitore all'interno del quale è posto del ghiaccio secco. Il ghiaccio secco, evaporando, emette dell'anidride carbonica che fuoriesce da questi forellini. È dell'anidride carbonica che attira le zanzare, perché in pratica simula quello che succede in natura. Noi esseri umani, respirando, emettiamo dell'anidride carbonica ed è quella che attira le zanzare che poi vengono e ci pungono. Quindi la lampada viene installata al pomeriggio sera, lasciata andare tutta la notte. Al di sotto la lampada è collegata con una pila che alimenta una ventolina. Questa ventolina attira le zanzare al suo interno e le manda in questa rete, dalla quale poi le zanzare non riescono più ad uscire. Io domani mattina torno e faccio la pesca, ritiro il contenuto, le zanzare che sono rimaste intrappolate, e poi queste vengono portate per le analisi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Reggio Emilia, che è specializzato proprio per questo tipo di analisi. Lì verranno tipizzate per specie e verranno analizzate per vedere se al loro interno hanno il virus. Queste trappole sono presenti in tutta la regione in un numero di circa 90. Qui a Modena ne abbiamo circa 12 che sono collocate in zone come questa, dove c'è del verde, possibilmente anche dell'acqua, quindi laddove in particolare abbiamo molte zanzare. E sono collocate nella zona centrale della provincia e nord, la bassa modenese, perché è chiaro, sono queste le zone dove c'è la maggior concentrazione di zanzare. La cattura viene fatta una volta ogni 15 giorni, da maggio a ottobre, perché questo è il periodo naturalmente dove le zanzare sono in circolazione. Finora abbiamo fatto due catture, questa è la terza nelle 12 postazioni. Finora non abbiamo trovato nessun tipo di virus, la cosa è tranquillizzante. Nel caso in cui venissero trovati dei virus, allora scattano tutti i provvedimenti volti appunto a limitare le malattie che sono previste dal piano di controllo delle malattie stesse, ed in particolare le disinfestazioni, che possono essere fatte con l'ausilio dei comuni tramite prodotti o larvicidi o adulticidi, e il controllo anche delle sacche di sangue, dei tessuti e degli organi che poi devono essere trapiantati e dei pazienti. Questo perché il virus può essere contenuto anche nel sangue dei donatori, quindi si vuole evitare di far ammalare qualcuno tramite le donazioni di sangue o i trapianti. Siamo tornati la mattina dopo per vedere il frutto della nostra cattura. La trappola ha funzionato molto bene ed è piena di zanzare. Filo pian piano la rete, state qui dentro, eccole qua, ce ne sono veramente molte e adesso verranno consegnate all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Reggio Emilia, dove verranno analizzate, identificate per specie e analizzate per vedere se contengono eventualmente il virus della West Nile o altri tipi di virus. Non bisogna dimenticare infine che il piano prevede anche un aumento nella sensibilizzazione della popolazione riguardo a tutti i sistemi di difesa personale, perché è bene che la gente impari a difendersi dalle punture usando i giusti prodotti repellenti, un abbigliamento corretto, ad esempio maniche lunghe, abiti chiari,
E soprattutto la gente deve imparare a controllare anche a casa propria tutti i ristagni d'acqua che potrebbero diventare dei focolai larvali.